Amici di Radio 10 Channel, ben trovati di nuovo qui per Punto Futsal, contenitore di informazione che ovviamente segue tutto quello che accade durante il fine settimana. Ovviamente anche questa settimana non sono mancate le emozioni, i gol e soprattutto le sorprese nell'ultimo turno di campionato, il terzo per l'esattezza. Prima di entrare però in cronaca impresa diretta per quello che è accaduto, un ringraziamento e un saluto lo voglio rivolgere all'ospite di questa sera, al tecnico del Arrieti, Davide Ceppi. Buonasera mister. Buonasera a voi. E insomma, con il mister Davide Ceppi andremo ad analizzare come è andata questa gara in terra calabrese, una terra che lui conosce ampiamente avendola già vissuta lo scorso anno sulla panchina del Corigliano. Ma prima di entrare nel vivo, prima di andare a vedere e sviscerare quello che è accaduto, andiamo a leggere insieme all'aiuto della grafica i risultati del terzo turno di campionato. Asti Acqua e Sapone, l'anticipo di venerdì, 3-3. Carli Sport Coggianco, Caos Futsal 3-3, Corigliano Futsal, Gruppo Fassina Luparense 6-3, Lazio, Lollo Caffè Napoli 1-1, San Vincenzo Cosenza, Re Arrieti, come detto 1-3, riposava il Monte Silvano. Per una classifica che vede al comando Asti e Corigliano a quota 7 punti, la strana coppia possiamo dire così, poi Re Arrieti subito dopo a 6 punti in solitaria al secondo posto, e poi Carli Sport Coggianco 5, Caos Futsal 4, Gruppo Fassina Luparense 3, San Vincenzo Cosenza 3 insieme al Pescara, poi Lollo Caffè Napoli 2, Acqua e Sapone 2, Monte Silvano e Lazio 1 punto, chiude l'Axet Group Latina con 0 punti in classifica. E allora abbiamo detto una vittoria, andiamo prima nel preambolo iniziale e poi andiamo subito a vedere le immagini, mister, una vittoria come abbiamo detto essenziale, che serviva così per scacciare un po' anche i malumori, no, di una settimana che non era stata propriamente tranquilla. Sì, assolutamente, è una vittoria che ci permette di lavorare con tranquillità nel proseguo. Erano tre punti che erano importanti, ci erano sfuggiti con la Coggianco volevamo insomma dimostrare che stiamo lavorando, che stiamo lavorando bene e che abbiamo la possibilità di vincere su qualsiasi campo. Nonostante tutto, no, un brivido nella metà del primo tempo, questo gol del San Vincenzo Cosenza che forse ha fatto un po' riaffiorare qualche piccolo fantasma della settimana precedente, poi però il Real ha preso in mano le redini del gioco così come aveva già fatto in avvio di gara e poi è stato tutto più facile. Ma sì, in effetti nei primi 10 minuti, se andiamo a analizzare un attimino la gara, avevamo un po' il pallino del gioco, l'avevamo preparata bene, sapevamo che avremmo trovato di fronte una squadra che sarebbe chiusa molto e ci avrebbe lasciato diciamo l'iniziativa. I ragazzi sono stati bravi, soprattutto proprio all'inizio, a trovare dei varchi. Purtroppo quando le cose non vanno bene si mettono anche gli episodi. Abbiamo preso due pali, c'è stato un salvataggio incredibile di Marcelino su Maluco sulla linea di porta e non siamo riusciti a segnare. In un'occasione sono andati in vantaggio, poi da lì la squadra ha risentito un po' sicuramente di tutta la settimana, di tutto quello che è accaduto, però poi siamo stati bravi innanzitutto a trovare il pareggio prima del riposo e poi nel secondo tempo a capitalizzare diciamo la nostra supremazia. Ecco, e allora questo è stato il preambolo iniziale, un po' la disamina veloce della partita di domenica. Allora, con l'aiuto delle immagini andiamo a vedere gli highlights della gara per rivedere i 4 gol, 3 del Real e 1 del San Vincenzo Cosenza, e quindi rivivere così la seconda vittoria stagionale del Real Arrieti. Linea alle immagini. Senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguire fino in capo al mondo, all'ultimo secondo, volerei da te. Che arriva in questo momento, è partita la gara tra Cosenza e Real Arrieti, subito la chiusura di testa di Marcelino, la conclusione intanto tentata proprio da Maluco, rotella Real Arrieti, Jeff Maluco, pallone ancora per Jeff, la conclusione, la risposta di rotella in calcio d'angolo, Jeff, il taglio di Saul, pallone per Maluco, la conclusione al volo, calcia malissimo però con il sinistro, riparte il Cosenza, ci mette il piede Zanchetta,
pallone che diventa un assist per Scigliano. Intanto qui Maluco prova ad arrivare sul secondo palo, in possesso 15 minuti 20 secondi, Zanchetta in avanti su Maluco che difende il pallone, lo scarica su Ghiotti. Calcio di punizione per il Real Rieti, 15 minuti 11 secondi, Jeff sul secondo palo per Maluco, poi Jeff ancora al volo. Intanto ancora il Real Rieti che colpisce il palo, poi arriva Zanchetta, su di lui in anticipo Marcellino. Il taglio di Serpa chiede l'isolamento Saulli, il pallone per la conclusione di Zanchetta. La bella risposta di Rotella in calcio d'angolo, chiedeva il fallo di Marcellino. Jeff recupera, pallone sul secondo palo per Serpa, altro palo colpito dal Real Rieti. Il pallone per Zanchetta che lo lascia rimbalzare e poi cerca la conclusione. Real Rieti che prova a spingere anche la transizione, Saul, Zanchetta, ancora la parata di Rotella. Tressa, le finte su Maluco, mette il pallone dentro, poi arriva Scigliano. Pericoloso il Cosenza con Scigliano. Zanchetta, gran botta di sinistro quando mancano 10 minuti e 19 secondi al termine della prima frazione. Zanchetta parte la sua rincorsa, la conclusione che in avvio di primo tempo è stato salvato da Marcellino. Tres prova ad andare, Micoli sul primo palo, ancora Jeff, il pallone resta lì. Ancora per Marcellino, taglio in diagonale, Tres si appoggia su Scigliano. Pallone dentro, Scigliano! Il vantaggio in Cosenza, gol realizzato da Scigliano. Su di lui la pressione di Saul, se ne va Tres che prova il tiro. Nicoli, 2.35. Pallone per Jeff, dentro per Maluco, di ritorno per Jeff. La risposta di Rotella in calcio d'angolo. 1 minuto 44 secondi, Zanchetta prova ad andare, il pallone per Jeff. Jeff vuole ancora Maluco che torna da Jeff, ancora la risposta di Rotella, poi Zanchetta, il tiro! Ed il gol dell'1-1 realizzato da Sciuscia Zanchetta. 1 minuto 30 secondi, trova il gol del pareggio il Real Rieti, realizzato da Sciuscia Zanchetta. Il Cosenza, Saul, la conclusione di Saul. 2 secondi, arriva adesso la sirena conclusiva della prima frazione di gioco, primo tempo che si chiude sulla parziale di 1-1 tra Cosenza e Real Rieti. Gol da una parte di Scigliano, dall'altra di Sciuscia Zanchetta. Noi ci sentiamo tra poco per la cronaca della ripresa. Arrivato in questo momento il fischio dei direttori di gara, partito il secondo tempo di Cosenza Real Rieti. Piale Scigliano, Maluco in pressione, recupera Saul, Maluco, la parata di Rotella. Maluco, lo scarico su Zanchetta, in calcio d'angolo, pallone per Saul, la puntata di Saul. Ghiotti in pressione, recupera il pallone, lo serve a Maluco, arriva Zanchetta, traversa colpita anche dal Real Rieti sul punto di battuta. Il movimento di Hector, il pallone per Jeff, dentro per Saul, pallone che resta lì, arriva Jeff, si salva ancora una volta la difesa della Cosenza. Pallone in rimessa laterale, pallone dentro per Hector. Ghiotti, Hector, ancora per Sciuscia Zanchetta che prova a difendere il pallone, alla fine lo perde, 3 contro 2 che si sviluppa, Amilcar,
la risposta di Micoli. Ceffe, Zanchetta, pallone per Serpa, la parata di Rotella. Calcio di punizione battuto da Zanchetta, Sciuscia Zanchetta, e il gol del 2-1 e la doppietta di Zanchetta. Si riporta, anzi si porta per la prima volta in vantaggio il Real Rieti, la doppietta di Sciuscia Zanchetta. Alla ricerca del pareggio Maraselinho, il tiro, la risposta di Micoli. Su di lui c'è Maluco, prova le finte tres, Maluco alla fine gli sfila il pallone, prova anche a spingere la transizione Maluco. Arriva Jeff ad aiutarlo, pallone per Maluco! Primo gol in campionato per André Cordeiro Maluco. È il gol che porta avanti 3-1 il Real Rieti. Tutto nasce da una palla recuperata in zona offensiva, assist di Jeff, gol di Maluco, Cosenza 1, Real Rieti 3. Marcelinho, le finte su Ghiotti, la conclusione di Marcelinho, sarà calcio d'angolo in favore della Cosenza e della Real Rieti. Hector per Jeff, la risposta di Rotella, ancora in calcio d'angolo, si pensa che sarà in favore della Real Rieti. Zanchetta per Saul, Saul per Serpa, Sanna prova ad andare, prova a far correre Tres, si soffre qui alla palla Ferraro, Amilcar si sposta il pallone sul destro, la parata in due tempi di Micoli. Marcelinho il tiro, la risposta di Micoli, si risistema la difesa della Real Rieti, Tres prova il tiro, pallone alto sopra la traversa, Marcelinho, pallone per Tres, Scigliano dentro, pallone raccolto per un attimo da Micoli, poi Ghiotti. 11 secondi al termine, Marcelinho, pallone per Tres, spinge ancora Tres, il tiro, Zanchetta prova ad andare, Sciuscia Zanchetta, pallone che finisce fuori di pochissimo, 4 secondi, 3 secondi, pallone raccolto da Tres, arriva adesso la sirena conclusiva della partita, Real Rieti batte Cosenza 3-1, doppietta di Sciuscia Zanchetta, gol di Maluco. Dopo il passo falso contro la Coggianco, il Real Rieti torna a muovere la classifica, sale a quota 6, è il secondo successo in campionato, è il secondo successo su altrettante partite giocate in trasferta. La prossima settimana il Real Rieti tornerà alla Palamalfatti, dove ospiterà il Montesilvano. Da Mattia Esposito è tutto, un buon proseguimento di serata con i programmi di Real Rieti già nel punto di punto. E quindi torna in campo il capitano Jeff, torna finalmente al gol Sciuscia Zanchetta, vice capocannoniere lo scorso anno alle spalle di Manuel Crema. Insomma, piano piano mister, i tasselli tornano al loro posto, e anche perché abbiamo detto in questa squadra tutti sono, no, utili e indispensabili, perché poi nelle rotazioni c'è bisogno un po' di tutti quanti, perché abbiamo visto che è un campionato molto intenso dove davvero non si può fare a meno di nessuno. Dovremmo veramente citare un po' tutti, perché la partita è stata molto più difficile e sofferta di quanto poi, insomma, abbiamo con grande facilità analizzato adesso a inizio trasmissione. È stata una partita difficile in un campo caldo, in un campo dove sono certo che soffriranno un po' tutti, perché l'ambiente, perché la squadra comunque allenata da Mister Cipolla è una squadra tatticamente predisposta per fare un certo tipo di gioco, hanno poche cose ma le fanno molto bene, e quindi se non sei attento ti puniscono alla prima occasione. Ecco, diciamo, di squadre così nell'arco della stagione ne incontreremo sicuramente tante, no? E quindi abbiamo detto che per certi versi anche la Coggianco Genzano la settimana precedente aveva in qualche modo impostato così la partita, avendo trovato il gol del vantaggio, poi si è messa lì, ha fatto il suo, ha cercato di chiudere gli spazi e poi quando ha potuto ha inferito il colpo definitivo del KO e di conseguenza ha portato a casa i tre punti. Quindi contro questo tipo di squadre, mister, qual è l'antidoto migliore per poterne uscire vincenti? Ma innanzitutto la fiducia in se stessi, perché quando devi attaccare una squadra che chiude veramente tutti i varchi, il primo aspetto è che tu lasci dietro le tue spalle tanto campo, e a un minimo errore individuale si crea chiaramente una transizione dove ci può uscire il gol. Visto che ho nominato la Coggianco, con la Coggianco abbiamo facilitato moltissimo le operazioni di una squadra, tra l'altro,
costruita molto bene, una squadra importante che secondo me farà molto bene, però se regaliamo determinate situazioni, uno, due, tre gol, poi con una squadra di quel tipo non riesci mai a rimontare. Quindi, come dicevo, la fiducia è importantissima perché quando hai il comando delle operazioni e del gioco e non trovi sbocchi, devi avere la pazienza di riprovarci, di trovare delle soluzioni diverse. Noi le proviamo in allenamento sempre e sono contento che contro il Cosenza, insomma, alcune sono andate a buon fine poi alla fine. Abbiamo parlato di fiducia, abbiamo parlato del capitano Jeff che è tornato dopo l'infortunio. Allora, noi andiamocelo ad ascoltare perché al termine della gara anche lui ha rilasciato delle dichiarazioni, ovviamente per caricare l'ambiente, distensive, anche per dare un po' il senso di quello che poi sarà il proseguo del campionato. Voglio dire la verità alle squadre, è stata oggi, abbiamo passato una settimana difficile dopo una sconfitta. Possiamo dire che giocare questa a un giocatore solo, la squadra è stata brava oggi. Quanto erano importanti questi tre punti per il Real Rieti? Al di là della classifica, perché il campionato è ancora lunghissimo, anche in caso di sconfitta comunque niente di compromesso, però da un punto di vista psicologico forse questi tre punti sono fondamentali per il proseguio della stagione? Come ti ho detto, abbiamo passato una settimana difficile, è solo l'inizio del campionato ancora, però per tornare a guadagnare fiducia, poter lavorare una settimana più tranquilla, cercare di studiare bene il prossimo avversario che sarà il Montesilvano a casa. E quindi è così, tu vieni di fuora, una squadra che è salita adesso, però a casa sarà molto difficile battere loro, hanno una grinta incredibile, allora per questo siamo complimenti a Real Rieti. Complimenti vanno fatti anche al Cosenza, perché lo hai detto anche tu adesso, ha messo in campo una grinta incredibile, grande voglia di provare a fare il risultato davanti, dobbiamo ammetterlo perché questo non accade spesso, soprattutto nei campi di calcio a 5, davanti ad un pubblico straordinario. Mi piace, anche se sono a casa loro, giocare sempre con un palazzetto pieno, è bello e come ho detto, loro prima volta in Serie A, hanno vinto fuori casa, però hanno perso, però sicuro che hanno un grande allenatore, possono la prossima partita recuperare questo. E finisco qui dicendo che il Real è tornato, è forte, quale sconfitta e è passata già. Sapevamo che oggi era difficile per noi, Rieti veniva di una sconfitta pesante in casa contro Cogianco e poi abbiamo provato inizio partita a fare una difesa più bassa, abbiamo fatto bene secondo me il primo tempo. Poi alla fine con pochi cambi è difficile, loro con una squadra un po' più larga hanno meritato questo risultato secondo me. Ecco, dopo la vittoria per voi a Montesilvano è arrivata questa sconfitta con il Real Rieti, comunque il campionato è lungo, l'obiettivo possiamo dirlo per il Cosenza è quello della salvezza, ma credo che giocando con questo spirito, soprattutto davanti a un pubblico così bello, sia un obiettivo alla vostra portata. Sicuramente, oggi era bellissimo questo palazzetto, mi dispiace oggi per non poter uscire di campo con tre punti, però con questo pubblico sicuramente facciamo nostra salvezza in casa. E oltre al capitano Jeff, ovviamente abbiamo ascoltato anche il capitano del Cosenza Batata, l'abbiamo ascoltato perché giustamente poi è giusto dare voce anche ai vinti, non solo ai vincitori. Insomma, mister, comunque mi sembra di aver capito che lo spogliatoio poi al di là di quello che è stato un po' lo scossone di inizio settimana scorsa è uno spogliatoio piuttosto compatto dove si sta cercando davvero di trovare il bandolo della matassa per venire fuori, perché poi abbiamo detto i valori assoluti ci sono, giocatori di spessore, giocatori che hanno fatto anche competizioni internazionali ci sono, prima o poi la cosa dovrà esplodere in tutta la sua potenza, no? Dunque, intanto sicuramente è stata una partita dove la coesione dentro il campo è stata fondamentale. Abbiamo sofferto anche dopo il doppio vantaggio, insomma il Cosenza è salito, ha provato con il portiere di movimento nei minuti finali e noi credo che oltre a una tattica applicata i ragazzi abbiano messo dentro veramente anche un po' il cuore, no? Si è visto giocatori che hanno corso tanto, dato tanto. Sicuramente questo fa sì, sono queste le partite dove una squadra diventa anche un po' gruppo, no? Dove ci si aiuta, dove si mette una pezza anche laddove il compagno magari fa un piccolo errore, e queste sono le partite dove
ci si stringe insieme e si porta a casa un risultato, quindi sono quelle partite che prendi fiducia sicuramente. Senz'altro noi dobbiamo lavorare ancora moltissimo, sono due mesi che stiamo lavorando insieme, la squadra è stata rinnovata molto, Zanchetta, il portiere Peppe o Jeff sono i confermati come Caio, a questi sono stati aggiunti tanti giocatori di spessore, noi stiamo cercando di lavorare per trovare l'amalgama giusta e per trovare delle prestazioni anche che possano far divertire il pubblico di Rieti. E domenica arriva un'altra neopromossa, Montesilvano, Montesilvano di altri ex, quindi diciamo così, in questo avvio di stagione mista tra derby laziali, derby del cuore, e corsi e ricorsi storici, insomma, diciamo, non ci stiamo facendo mancare nulla. Montesilvano, l'abbiamo vista anche qui in occasione del Memorial Stanislao Pietropaoli, un'altra di quelle squadre da non sottovalutare assolutamente perché ha delle individualità che possono comunque ledere in qualsiasi momento. Ci siamo incontrati nel prestagionale almeno un paio di volte, ci conosciamo bene anche con il tecnico Antonio Ricci, che insomma siamo amici e conosciamo bene le caratteristiche l'uno dell'altro. Sarà una partita molto chiusa, molto difficile, loro fanno della loro fase difensiva la loro forza, la fanno veramente molto bene. E noi dovremmo ancora una volta dar dimostrazione di crescere, di essere cresciuti da questo punto di vista, di avere un'identità ben precisa per cercare di scardinare una formazione che, anche se adesso la vede relegata a un punto, se non erro, in fondo alla classifica, sono certo che risalirà abbastanza presto. E quindi abbiamo parlato di classifica, allora andiamola a rivedere un attimo perché poi, come abbiamo detto anche a microfoni spenti, tanto clamore, tanto coso, ecco poi che arriva il Real Rieti secondo in classifica, io dico secondo in classifica perché il primo posto lo do a pari merito, no? Tra la strana coppia Asti e Corigliano, poi parleremo anche un po' di quello, però insomma una classifica che comunque premia il Real, premia la voglia di riscatto di una squadra che comunque fino ad oggi ha messo a segno due vittorie in trasferta, realizzando in totale 13 gol, subendone 7, forse lì magari c'è anche da limare qualcosa, da lavorare, perché subire 6 gol, no? Come abbiamo visto nella prima gara, potrebbe diventare rischioso, no? Nel futuro. Che classifica si sta delineando, anche se poi abbiamo già detto la regular season è un campionato a parte rispetto ai playoff, perché poi si gioca per determinati piazzamenti e tante volte abbiamo visto squadre di rincorsa poi tornare in auge, no? come lo scorso anno. La classifica, sì, direi che se dobbiamo analizzarla oggi dopo 3 giornate, voglio dire, abbiamo fatto 6 punti, ci sono tante squadre che ne hanno fatti di meno, ma quella è quello che noi dobbiamo guardare assolutamente di meno. In primis perché comunque c'è il turno di riposo, visto che appunto le squadre sono dispari e non possiamo in effetti dare un giudizio ben preciso, perché dovremmo valutare chi ha riposato e chi non ha riposato, e noi per esempio non abbiamo ancora riposato, ci sono squadre invece che lo hanno già fatto, però è un po' fine a se stessa, no? Adesso bisogna guadagnare dei punti per arrivare alla fine del girone d'andata a qualificarsi per le Final Eight, per la Winter Cup se ci sarà, non ne sono ancora stato informato, e soprattutto questa è una è un laboratorio per farci trovare pronti dove veramente conterà per cercare di portare a casa qualcosa di importante. Corigliano, una piazza, una bella piazza, una piazza calda, importante, una bella esperienza per lei, prima in classifica e soprattutto la squadra che in questo fine settimana ha ottenuto probabilmente il risultato un po' più eclatante, no? Battere la Luparense comunque sia da sempre lustro, stiamo parlando di una squadra pluriscudettata, quindi una formazione che non ha bisogno di ulteriori commenti. Ecco, Corigliano che come lo scorso anno parte a razzo, no? tra le prime posizioni, poi lo scorso anno ha rischiato addirittura di retrocedere attraverso i play-out, che ambiente è realmente e che tipo di futsal si vuol fare? Perché poi ci stiamo rendendo conto del fatto che è una realtà che vuole affermarsi, altrimenti non si riescono a commentare in determinato modo questi risultati. Complimenti a loro che hanno fatto veramente un inizio di campionato strepitoso, perché al di là della vittoria della Luparense, che senz'altro è una vittoria importantissima, sono riusciti a pareggiare a Pescara, stando sotto mi sembra di 4 gol il primo tempo, perdendo 4-0, quindi
rimontare a Pescara quattro reti, arrivare a portare a strappare un punto è veramente qualcosa che sa di impresa. Io conosco bene l'ambiente corigliano, non sarà facile per nessuno venire fuori da quel campo con dei punti, perché so quanta coesione c'è all'interno del gruppo e della squadra, che ha cambiato, ha portato dei giocatori anche nuovi. Tra l'altro è andato il nostro Lemine, che sta facendo molto bene e sono contento per lui. Ha dei giocatori sicuramente geniali tra le sue fila, voglio citare Vieira, voglio citare Del Pizzo, che sono giocatori di livello assoluto. Ha degli italiani interessantissimi e credo che, ecco, se dovessi trovare proprio un aggettivo, è proprio la coesione tra di loro, la serenità e anche quel non aver nulla da perdere che li porta veramente a giocarsi le partite in modo aperto e a ricercare la vittoria ad ogni costo, in ogni situazione. E voglio aggiungere che come l'anno scorso vedo, perché mi sembra che stessero perdendo 2-0 con la Luparense, vedo che anche un episodio negativo non li fa traballare, ma palla al centro, si ricomincia a lavorare. Io questo ne so qualcosa, perché l'anno scorso alla prima di campionato giocavo proprio contro Rieti, ero a Corigliano e pronti via 2 minuti 2-0 e poi abbiamo vinto la partita, quindi complimenti a loro e speriamo che, insomma, quando andremo noi, portare un risultato positivo. Possiamo dire, sono quelle favole, no, che si raccontano e che fanno bene anche ai movimenti sportivi, perché poi non si vive di solo squadre blasonate, ma è bello anche raccontare queste realtà che cercano in qualche modo di aggrapparsi alla forza di volontà, alla forza d'animo ed emergere, no, rispetto ad altre realtà. Spostiamoci allora a quello che sarà il prossimo turno. Io manderei la grafica per andarlo a vedere insieme, ad analizzarlo sempre insieme al mister, così per avere un quadro completo. Acqua e Sapone Lazio, Gruppo Fassina Luparense, Axed Group Latina, Caos Futsal, San Vincenzo Cosenza, Lollo Caffè Napoli, Corigliano Futsal, Pescara, Calisport Goggianco, Rearieti, Montesilvano, riposerà Asti. Quindi, insomma, anche questo turno di riposo di Asti ovviamente può rimodulare nuovamente la classifica. Tra tutte queste gare, mister, tolta quella ovviamente del Real che abbiamo ampiamente commentato, un giudizio sulle altre, dove si potrebbe maturare la sorpresa della giornata? Perché tanto abbiamo visto che almeno una a settimana di sorpresa c'è sempre. Ma dunque, guarda, io credo che siano delle partite molto molto interessanti. Innanzitutto, per dovere, il Corigliano è primo in classifica, gioca a Napoli, sarà interessante vedere questa partita, come il Napoli, che sembra che in questo inizio di campionato stia un po' zoppicando o comunque andando a fasi alterne, no? Perché ha ottenuto un bel pareggio con l'Acqua e Sapone, poi ha pareggiato ieri con la Lazio, quindi sarà bello vedere e capire anche le ambizioni di questa formazione, che secondo me è stata allestita molto bene, una formazione veramente molto interessante. Senz'altro Pescara Cogianco la reputo un po' il big match della giornata, e poi ci sarà da vedere, secondo la mia opinione, anche il Latina reduce, sai, da due sconfitte, tra l'altro la seconda mi sembra anche meritata, come affronterà la partita con una Luparense un po' ferita che ha perso Corigliano. Quindi tanti spunti, no, di interesse in questa giornata, e come hai detto tu giustamente, la classifica verrà rimodellata ancora, perché l'Asti, appunto, come dicevamo prima, osserverà il suo turno di riposo, come noi lo osserveremo poi la settimana successiva. Quindi ripeto, la classifica è importante non fare passi falsi, ma bisogna anche guardare un po' un occhio alla globalità e quello che fondamentalmente la classifica dice in questo momento potrebbe non essere quello che sarà tra 7, 8, 10 giornate. È stato bello e piacevole così avere questa chiacchierata amichevole con il mister David Ceppi, che ovviamente ringraziamo per la presenza qui al Palamalfatti, nel regno del Real Rieti, e a lui ovviamente lasciamo così l'ultima parola per fare un appello, no, ai tifosi, gli stessi tifosi che forse la settimana scorsa sono usciti amareggiati da qui,
che magari erano abituati, no, a vedere sempre gol, spettacolo, ma soprattutto vittorie. Erano tre anni che Real Rieti addirittura non segnava un gol in casa. Cosa si sente di dire ai tifosi e ovviamente cosa si aspetta poi da questa partita? Ma intanto la prima cosa che dobbiamo dire è che i tifosi sono usciti amareggiati. Pensate noi come siamo usciti dal campo, cioè, non è che a noi, quando non riusciamo a esprimere quello che facciamo durante la settimana, poi andiamo a casa e siamo felici, anzi siamo i primi a essere distrutti da questo punto di vista, perché non vediamo realizzato quello che è la nostra idea, il nostro intento. Quindi è ovvio che la mia comprensione è massimale per i tifosi, che, come avevo detto a inizio stagione, sono stati ben abituati, perché non andando nemmeno molto indietro, lo scorso anno ho visto da spettatore delle partite emozionanti, delle partite straordinarie del Real Rieti in casa. Noi dal canto nostro sicuramente cercheremo di mettere in campo ancora di più, qualcosa che possa ovviamente prima di tutto farci portare a casa il risultato, ma secondo poi anche far divertire le persone che ci vengono a vedere, che ci sostengono, alle quali va veramente tutto il nostro applauso, perché sentirle in tribuna è una cosa, vi posso assicurare, molto bella, e quando non riusciamo in questo intento siamo veramente molto dispiaciuti. Quindi cosa posso dire? Veramente continuate a sostenerci, noi cercheremo dal canto nostro di lavorare e di portare quanto più in alto possibile il Real. E allora, ovviamente ringraziando il mister per la presenza qui insieme a noi, io rinnovo a voi l'appuntamento con i nostri programmi, con il nostro palinsesto, non prima di aver ricordato i nostri riferimenti social su Facebook, la pagina Real Rieti oppure Real Rieti Channel, oppure, come abbiamo sempre detto e lo vedete anche in sovraimpressione, www.realrieti.com oppure www.realrietichannel.tv per seguire anche on demand tutte le repliche di tutte le trasmissioni, i contenitori di informazione che vi regaliamo ogni settimana. A questo punto, prima di congedarmi da voi, un ringraziamento particolare a Zac che ha curato la parte tecnica, e buon proseguimento di serata con i programmi di Real Rieti Channel.tv.